La nuova PAC prevede che ci sia un piano nazionale strategico e ancora non si è ben capito chi avrà la governance e potrà provvedere poi a creare dei piani invece che siano cuciti su misura sulle regioni come succede adesso. Questa è una preoccupazione perché se le Marche sono variegate, a maggior ragione lo è l'Italia, e quindi immaginare un unico piano per tutte le regioni d'Italia mi sembra un obiettivo impossibile. Vedremo come si svilupperà. Ancora c'è il negoziato aperto, speriamo che le nostre proposte, che sono state fatte poi da tutti gli assessori all'agricoltura d'Italia, vengano ascoltate. In questi due anni ancora concertazione con gli agricoltori? Sì, ancora concertazione, accordi agroalimentari ed area, che sono dei piani molto vasti nei quali agricoltori, sindaci e tutti gli attori del territorio si mettono insieme con degli obiettivi. Uno è quello di ridurre i nitrati nelle acque, quindi un obiettivo misurabile, e l'altro è quello della prevenzione del dissesto idrogeologico.